Sì, tutto bene? Dove sei? Sì, dai che vengo io subito. Aspettami là che vengo. D'accordo. Ciao, ciao, ciao. Ok! Ok, adesso vieni qua da sopra. Spostati là da sopra. Dai che c'è! Dai, my day. Stop, ok. Apri qua. Puoi entrare dentro con di più. Bravo, così. Dai.
qui sono io con mio papà, lo stessa età, solo la differenza di quasi 50-60 anni. Mio papà era un grande direttore di circo, un grande personaggio, un uomo molto forte, era un grande esempio per tanti di noi, anche per i suoi colleghi. Secondo me mi ha insegnato la scuola della vita, che tante volte è molto più importante di altre scuole, diciamo così. Era un uomo saggio, un uomo umile, tutto sommato. Tutti lo ascoltava e tutti lo apprezzava proprio dell'onestà. Noi eravamo gente che eravamo molto semplici, però allo stesso tempo, in quei tempi, eravamo molto, molto curiosi, perché non c'era, come oggi, la televisione, non c'era computer. Allora mio papà mi raccontava dove lui ha girato il mondo. Mi diceva: devi accettare e rispettare la religione di tutti, non rubare e non mischiarti con i giochi e droghe. Se resto puoi fare di tutto. L'ultimo ricordo è venuto quando io lavoravo al circo e qui in Italia. Voi pensate, sforzo e l'amore che aveva mio papà per me, che lui ha preso mia mamma, ha lasciato tutto in Romania e ha dovuto andare in Israele per possibile essere libero a vedermi a me, perché io non potevo più ritornare in Romania, perché c'era una legge che se volevi andare via dalla Romania dovevi lasciare tutto. Andavi solo con una valigia di 20 kg. Perciò mio papà era molto fiero, prima di tutto perché lui aveva 60 passani quando sono nato io. Come un po' di storia si ripeta, io con mia figlia. Quando lui mi ha visto che lavorava in uno di questi circhi, che veramente in quei tempi Liana Nando Rinaldo Orfei era uno dei più grandi circhi del mondo, e io lavoravo in pista centrale, e mio papà ha visto il massimo della sua vita. Questi sono dei grandi direttori, mi spiegava lui, perché lui non era abituato con questi circhi colossali, capito? Aveva un circo di 20 metri, ma in quel tempo era uno dei più grandi circhi. Aveva una caravana di 5 metri, era una delle migliori caravane in quel periodo. Logico, di tempo sono diventati i circhi più famosi del mondo. Quella che ha riuscito mio papà a farmi amare questo mestiere, non mi ha obbligato di farlo, ma il modo suo di fare mi ha fatto che lo amavo, e tutto quello che ho fatto io ho fatto con piacere. Questa è la più bella cosa che può fare un genitore, a non obbligare di fare il mestiere del padre o della famiglia. Ma quelle con Basescu, le fotografie con Basescu, dove credo c'è? Che ce l'ho dall'altra parte. Però questa ti ricordi?
Eccolo. Oddio, il girasole. Io lo sapevo già. Ci siamo fatti la foto sotto questo girasole. Questo era lo, guarda com'era lo zoo prima, lo vedi? Vedi cosa hanno fatto papà e la mamma? Guarda, qui non c'era niente. Che bestie. Questo era il serpente di Cicciolino. Il primo il circo. Mamma mia, passa il tempo. Sì. Guarda il capannone dei serpenti che ancora non era fatto, vedi? Nelle porte, niente. Ah, guarda com'era zoo. Guarda com'era il terreno, non c'era niente. Qua siamo a 3 scaloni, ne abbiamo fatti 5. Praticamente queste foto sono chiuse, credo, da 7 anni dentro il container. Sei sicure? Quando ero in Francia, Rossini, Comunicelli. Madonna, ragazzi. Vedi, Monicelli, questo è papà e questo è il cane che il papà l'ha addestrato, Rolf. Che grande attore sto cane che è stato. Sì. Oh, guarda, guarda tuo papà. Tu, vieni qua. Vieni a vedere qua. Ti piace questo ragazzetto? Che? Sei tu. Sì. Quando ero piccolo, vedi, ero vestito al marinaio. Piano, non lo toccare perché... Questa è una foto che si rompe, vedi che è molto vecchia. È vecchia vecchia. Che figo. Ti piace? Vedi che somiglia molto con te, lo sai? L'ho conosciuto da anni che avevo 11 anni. Solamente. Porca miseria, quanti anni sono passati. Allora, tu pensa... Io ho 11 anni, facciamo già spettacoli. E arrivava Dani con sua ex moglie, veniva dall'estero e si appoggiava ai circhi che giravano. Erano tutti i bambini. E tutte le ragazze, poi li facevano un po' James Bond, no? Col trench. Sai, poi era figo perché era un bell'uomo. Però non mi è mai stato simpatico a me. Quando si era diviso da sua ex moglie, è venuto a chiedere a mio padre se mi faceva andare con lui, perché sua moglie è molto atleta, molto... E lui voleva rimontare la stessa attrazione con me per andare a lavorare. Tu pensa che io avevo 15 anni e tu dei quanti, vai, corri, corri! Dopo che faceva il numero di mano a mano, e faceva questo numero di bascula, poi faceva il numero di scimpanzé. Aveva due numeri, due scimpanzé, che poi aveva un cane, un alano grandissimo che si chiamava Zorro. E l'ho sempre visto, una volta in un circo, una volta in un altro circo. E tutti i morini lo guardavano. Che poi c'erano anche tanti altri bei ragazzi, però lui è vero che aveva un fisico madornale. Aveva un fisico proprio Daniel e poi era più fino al naso, sembrava molto più fino, essendo più magro, forse a testa di capelli nero corvino, perché lui era nero corvino e questo ciuffo, sempre che faceva questo ciuffo così, capito, questo ciuffo. Non lo so se mi entra, cercherò di fare un sforzo. Ecco già. Incredibile. Se qualcuno mi diceva che non riuscivo più a mettere questi vestiti, non credevo. Non credevo. Io tenevo molto al mio fisico, perché mi diceva anche questo mio papà, il bel fisico umano, nudo, è il più bel costume che esista. È l'uomo forte, quello in circo che tieni
altre persone sopra, è la base. Tu sei responsabile di una vita, due o tre, quelli che ti vanno sopra, ti dà una cosa di responsabilità. Perciò vita di circo è una vita molto sana. Noi siamo gente che non abbiamo mai fatto differenza, visto che è un mondo internazionale, i nostri colleghi, i nostri amici sono di diverse razze, di diversi colori, diverse lingue, diverse religioni. Noi abbiamo capito forse prima di tutte altre persone questa convivenza. Siamo tutti colleghi, siamo tutti una famiglia. Per me la vita del circo è quella più sana che può esistere. Avere il mio cognome, avere il mio papà che era un grande artista, un grande maestro, mi ha fatto avere più ambizione di non essere meno di lui o meno di questo nome. Come maschio c'era questa gelosia, volevo superare mio papà per diventare anche io, che la gente parla di me. Il nome per me personalmente ha contato molto, perché io sono rimasto quello che ho portato questo nome in questo mestiere avanti. Ma per essere un bravo artista deve avere solo una cosa: allenarsi in continuazione, continuare di allenarsi anche se è bravo. Guarda che c'è un sacco di gente, lo sai? Lo sai che c'è un sacco di gente? Dai, vai in bagno, subito la pipì, e poi fai il resto. Ti vesti da sola, mangi il frutto, finisci la colora dei compiti, ok? Dai, dai che tardi, io devo andare giù. Ciao, Fichino. Ci vediamo dopo, eh? Apri l'umina! Ok. Tu ti ci pone a due scarpini. Scaldati bene, Greta. Tutti i muscoli. Alzati in piedi. Alzati in piedi. Sulle punte. Ti abbassi, ti alzi. Dai, giù,
su, giù, su, giù, su, il collo, piano piano chiudi gli occhi. Vali, sgada tu calo. Drizza la mano, che fai? Hop. Hop. Rimani qua di fronte. Di nuovo, sì. Oh. Saltare sopra il cavallo, prima la bandiera, brava. Ah, potevi aspettare ancora di più. Ecco, oh, adesso l'hai fatto bene. Adesso levatilo. Bevi piano piano. No, io bevo veloce perché sto morendo. Bevi piano piano, fermati, fermati, fermati. Respira un po'. Shh. Calma, normale. Fredda. E ti ho detto che è fredda, no? Questa era un'attrazione che lo facevo io quando ero giovane, in un circo. Vedi come ero vestito in bianco? Invece qui vediamo cosa è. Ah, qui quando lavoravo con scimpanzé. Vedi, questa mi prende in giro, non vuole lavorare. Vedi, guarda, 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 guarda. Lo chiamo da me. Faccio finta che lo picchio. Ma come ti ricordi che fai finta che la picchi? Io mi ricordo tutto quello che facevo io, no? Tu vedrai che anche tu ti ricorderai quella che facevi con il cavallo. Eri l'unico nel circo? Sì. L'unico? L'unico. Perché l'altro, no? Papà. Ero bravo. Tu non hai mai visto tuo papà così con scimpanzé in circo che lavora, è vero? Che bello. Ecco, quello in mezzo è tuo nonno con la tua nonna. E ecco che bacia David che era piccolino. Chi è Davide? Ecco, David tuo fratello, no? E questo è tuo nonno. Vedi come nonno e nonna va con David di mano. E lui non camminava, era piccolino, piccolino. Io lo amavo tanto a mio papà che un giorno gli ho raccontato, dico: papà, non lo so se il giorno che tu muori io potrei piangere. E mi vergognavo a dirgli questo perché io pensavo che mi dirà: è logico, perché non mi ami, perché non mi vuoi bene. Invece mi ha detto una cosa che mi ha lasciato a terra. Dice Daniel, dice: vedi, se tu non piangi non è niente, è più duro, soffrirai di più se non piangi, perché non ti puoi scaricare. Lui mi ha spiegato questa situazione che io non riuscivo mai di capirlo. Cosa dirà la gente? Come sarà che mio papà è morto e io, tu ti piangi, io non posso piangere? Invece non è vero. Quando è successo quello che è successo, sono andati via un po' tutti, io sono rimasto ancora.
invece ho cominciato a piangere tanto, tanto, e questo è vero che mi sono un po' liberato, mi sono scaricato. Qui è una cassetta che io ho registrato la voce di mio papà. Devo ascoltarlo, perché se vi dico che ha passato più di 35 anni che io ho registrato questa cassetta, perché volevo sentire sempre la sua voce. Mestiere, l'addestramento di animali esotici, non esiste un libro. Con animali esotici deve essere una cosa che trasmette di generazione in generazione. Mi ha trasmesso questo amore di animali mio papà, così forte, che poi era anche giusto, perché questi animali ci dava da mangiare a tutti. E noi dovevamo tenerli bene, dovevamo amarli. E infatti io nella mia vita ho riuscito di addestrare tantissimi animali, dall'elefante al cane, al leone, al tigre, scimpanzé, che poi non è sempre addestramento, anche il modo di lavorare con questi animali, coccodrilli, serpenti, non è facile. Vediamo adesso come escono fuori questi lati. Un episodio che mi ricorda di mio padre è che lavorava con le scimmiette. I tempi erano diversi, noi vivevamo in una caravana. Metà caravana vivamo noi, io, mia sorella, mio papà, mia mamma, e metà c'erano questi scimmiette che mio papà le ha addestrati per lavorare con loro. Quando ero bambino, no, una volta all'anno da noi, de Natale, lo Stato ci dava una busta con dei noccioli, l'arance, un tipo di frutta che tutto l'anno quasi non c'era, no? Venivano dall'estero, e figurati, tutti lo apriva, mangiava, no? Perché era una cosa, una volta l'anno se succedeva. E io ho preso la busta e l'ho portato a casa per darlo alle scimmie. Era un po' momenti un po' difficili, no? Però lui mi spiegava sempre che grazie a questi animali ci danno da mangiare a tutta la nostra famiglia. Chi lavora con animali, è vero, lavora, ma li amano e fa parte della loro famiglia. Grasso che questo è il maschio. Hai visto Greta? Adesso piano piano, coda corta, che ce la fai con te, guarda che grossi che sono, eh? Enorme il maschio. Ma tu lo sai che gli altri bambini gli nascono i cani, i gatti? E a te ti nascono i leoni? Eh? Hai la bambina che ci hai congelato. Non verrà mai, papà. Vieni. Piano piano. Vedi, loro stanno vedendo adesso. Sì, perché per loro è curiosi, capito? Piano piano. Sì. Guarda. Oh.
che unghie che ha! Qua, tieni un po' qua che prendo la femmina. Ha delle unghie, mio Dio! Tieni un po' qua che prendo la femmina. Di dietro, così, adesso. Sì. Ha delle unghie incredibili. No, baby. Vuole andare via? Mettilo qua, così. Dove io non avvicino altro, così. Eccoli qua. Fratellini sono. Guarda che belli che sono. Papà, vieni qua, brava. Brava, sì. Dove stai andando? Brava, dove vai? No, piano piano perché... Vuoi provare a prenderlo, Greta? No, sono in grazia. No, vai piano piano. C'ha un po' paura lui adesso. Lo vado a prendere. Yeah, vai di dietro così, dietro piano piano. Alzi subito sotto le braccia. Girati intorno perché ti vede grande e c'ha paura. Mi vedo. Logico che c'ha un po' paura perché è piccolino, accarezzalo. È anche pesante. È anche pesante, capito? Se vai via ti vengo a riprendere di nuovo. Hai capito? Devi stare qua. Ma come la volevano chiamare? No, la femmina? Non lo so. No. Io la volevo chiamare Celeste. Io volevo chiamare la femmina. Papà, io volevo chiamare la femmina Celeste. Così. E il maschio Zeus. Va bene. Guarda che bello che guarda, è. Guarda, proprio quello è il padre. Cioè, no. Guarda questa. Sì. accarezzalo così. Quando dico io, no. Così. Sì. Prima comunque sono bellissimi, sono dei bei esemplari, veramente. Allora sei anche tu tremendo. Beh. Mi ho voluto dimorzicare. Adesso ti lascio andare. Lascialo un po' così. Leone mi piace perché Leone è un campione. Tutti noi siamo dei campioni. Quando nasciamo. Poi c'è chi continua a essere un campione nella vita. E chi si perde sulla strada. Io ho preso un grande esempio dai miei animali, perché mi sono reso conto proprio che nella vita deve lottare. A me mi è piaciuto essere un campione. Io volevo fare della mia vita qualche cosa che lascio dopo, no? Dal mio figlio il grande anche lui un campione, infatti per un periodo noi non siamo andati d'accordo e io non riuscivo a capire, finché un giorno una persona molto saggia, più vecchia di me, mi ha detto: vedi cosa c'è, due campioni, siete dei due campioni, non potete stare insieme. E lui è vero, dopo un po' di tempo che è stato con me, lui è innamorato di animali, ha fatto dei film, mi ha detto questo, dice: vedi papà, io ti voglio un bene come sicuramente vuoi tu bene al nonno, però noi insieme non possiamo stare, io devo farmi la mia vita, proprio iniziare da zero. Lui sta a Nizza, fa un direttore di un supermercato, pensi un po', purtroppo non è come una volta che dicevi: no, tu figlio, tu devi fare il mio lavoro per forza. Io ho voluto fare questo, però vedi, quando c'è un altro campione non può stare insieme. Questo che io non l'ho capito, che a lui, quando la gente tante volte gli diceva del tuo padre così, così, che gli faceva piacere, però era anche questa concorrenza. L'ho capito dopo quella persona che mi ha detto di cercare di scendere più giù io dal trono per farlo andare lui. E eccolo! Dai, vieni qua. Allora, quanti anni hai? 12 abbiamo detto. Come ti chiami? Davide, per qui. Guarda, grazie. No. Che fai? Equilibrista. Ma tu, com'è che ti alleni a casa? Con le scatolette di tonno che fai? Diventi super. Che fai? No. Prima ho dovuto fare un po' di ginnastica così per mettermi in forma, però quando mio padre ha saputo, che lui è il mio maestro, ha saputo quando era il momento di cominciare, mi ha fatto questi attrezzi e pian piano ho cominciato a fare questi esercizi. Essere figli di una persona così importante come mio padre, se devi fare lo stesso lavoro nel circo, devi essere il migliore. Fare un altro lavoro dopo aver fatto il circo è molto più facile, perché il circo
ti insegna il contatto con la gente, saperti comportare con la gente, saper dialogare con la gente, saper vendere. Tu vendi uno spettacolo, vendi dell'aria, non vendi un oggetto. Il mondo del circo serve per scappare. È vero anche che però è dura, è un mondo faticoso, è un mondo dove ti permette di tirare fuori la tua personalità, ti dà modo di affrontare delle responsabilità dove non puoi dire di no. Le basi di una persona, il circo te le tira fuori. Dai, vediamo un po' cosa ti ha fatto papà, cosa ti ha insegnato papà, eh? Vediamo un po' che da tanto che non ti vedo, cosa fai? Fai conto che c'è tutto il pubblico. La mano morta, sorriso. Ah, ecco. Proprio papà ti ha insegnato le cose fatte bene. Devi sapere che anche il papà, quando mi insegnava a me le cose, mi diceva sempre il saluto, il sorriso, le mani, di tutto. E c'aveva ragione. Fammi vedere un'altra volta, fammi un bel sorriso, grande. E la punta sui piedi, voglio vedere le punte. Ecco, vai. Punte. No. Riprova. Giù. Punta, saluta, destra, sinistra. Bravo. Bravo. Dai, cosa ti ha fatto vedere papà però? Quanto hai insegnato? Dai. Mi ha insegnato. Facevo uno grande, poi mi davano quelli due. E lo facevo. Fammi vedere con quelli piccoli come fai. Vediamo un attimino. Ma tu hai mai visto quando papà faceva con me? I video, i filmati? Sì, sì. Con i rulli. Solo che papà con te mi sembra un po' più bravo, eh? Sì. Dai, parti. E cammina. Basta, fermati. Ok. Stop. Sorriso. Vieni qua, andiamo. No. Boh. Cosa vuoi fare adesso? Vuoi giocare? No? Sì. Dai, metti a posto i ceppi però. Sai che papà ci tiene. Mio padre con me sì è stato un papà, un bravo papà, però giustamente quando sono nato io era giovane, era venuto dalla Romania, quindi stava lavorando, era molto impegnato col lavoro, a cercare, a creare un futuro. Quindi vedo che la fortuna di Greta che ha delle attenzioni che io ne ho avute meno, ma questo non vuol dire che mio padre non mi amava, anzi, era un'altra età, mio padre aveva un'altra età. Cioè abbiamo tutti e due un carattere molto forte e io sono contento di aver preso il carattere di mio padre. Come maestro e io come allievo non potevo dire niente. A livello così da padre e figlio credo che è stata una relazione un po' come tutti i padri e figli. Non cambia. Per questo poi ho cercato l'avventura per conto mio, per andare via da solo e vedere un attimino la mia esperienza da solo. Mi manca sto posto, mi manca tanto, questo è vero. Però adesso io vivo a Monte Carlo, nel Principato di Monaco, lavoro là. Non mi pento di aver fatto questa scelta, perché comunque, anche se ho smesso il circo, a fare il circo, rimane dentro di me, è nel mio sangue. Io ricordo che ho del circo è l'odore del circo. Io sono nato dentro una roulotte, nella mia culla c'era uno scimpanzé, un cucciolo di scimpanzé, un chihuahua. Il fatto di andare da piccolino in mezzo alle caravane, agli animali, quello, l'odore del circo è quello che ti dà la forza di tutto, la libertà, ed è un ricordo che rimanerà fino alla morte, quello. Oh, ecco con chi sono nato io. Oh, lo.
Oh, dai. Ah, vieni qua. Ehi, Kiko. Viola, vieni qua. Da bacino. Da curo. Ti bacino. Bravo. C'hanno la mia età. Passa 30 anni proprio. Per me lei è mia sorella, ma non Greta. La sorella quella grande. Sì. E lui è Kiko. Sì, quando ero piccolino avevo 6 mesi, ero nella culla e mio padre all'epoca, quando lavorava con scimpanzé così, gli scimpanzé vedevano sempre mio padre che si avvicinava a questa culla, sempre, sempre. E c'era uno scimpanzé che si era innamorato di mio padre ed era geloso, vedeva sempre mio padre vicino a questa culla, chissà che cosa c'è in questa culla, finché un giorno alla fine è riuscito questo scimpanzé a vedere cosa c'era in questa culla e mi ha lasciato un segno, mi ha morsicato. Sono stato fortunato perché sono animali molto, molto, anche molto pericolosi, ho dei canini molto, molto pericolosi. Sono come le persone, si innamorano, sono gelose. È diverso anche lavorare con loro o vivere con loro. Non è una tigre, non è un leone. Somigliano molto all'uomo, anzi, siamo noi che assomigliamo molto a loro. Che c'è? Che c'è? Chico? Beh, mi ricordo quando facevo il bagno con loro dentro. Solo che loro sono pesanti, sono maneschi. Tu gli dai uno schiaffo, te ne da uno ti butta dall'altra parte. Quindi. Però ecco, sono degli animali che adoro. Via. Sono animali che hanno una forza, questi. Vicino alla telecamera, sai. Chi vive con gli animali, chi lavora con gli animali, ogni momento è duro, nel senso che è complicato, perché devi cercare di stare attento, perché l'animale è imprevedibile. Quindi ogni lavoro sul set è stato dei momenti difficili. Devi cercare di calmare la tensione, calmare l'animale delle volte, perché l'animale comunque, anche tanto che possa essere abituato su un set, ci sono gente nuova, ambienti nuovi, quindi bisogna tenersi calmi se stessi per riuscire a tranquillizzare l'animale. E già queste sono cose difficili. Con questo lavoro qui è giusto avere paura, perché se uno ha paura è più cosciente di quello che fa. Un episodio dove non me ne sono accorto, adesso essendo grande mi rendo conto che ho rischiato io la vita, ma soprattutto mio padre ha rischiato la vita. Stavo facendo il film Misteri della giungla nera con Gabir Bedi e Vierna Lisi. Allora ho portato tigri da Italia, li ho portati in India. A un certo punto, con questo cambiamento di tempo, di ambiente, dall'Italia all'India, la femmina ha cominciato a entrare in calore. Quel giorno, proprio perché la femmina è entrata in calore, avevo un gabbia con me, una ballerina che doveva fare contraffigura all'attrice americana, e avevo mio figlio di 7-8 anni. Quando io facevo degli esercizi prima di iniziare il cinema, il film, io facevo questi esercizi con il maschio che facevo la lotta con lui, no? E lì il maschio ha cominciato a essere un po' maschio veramente, e siccome Capobranco era mio padre, ha dovuto per forza affrontare mio padre. Quando ho cominciato questi esercizi, ho fatto la lotta con la tigre, a un certo punto ero sotto la tigre. Ho detto, ok, adesso finito l'esercizio, alzati, vai, no? Dai. Ho dato l'ordine di alzarsi e la tigre là non si è alzato più. C'è stato un momento dove mio padre era sotto la tigre e non sapeva come sbrigarsela e non poteva neanche dire a me qualcosa perché c'era tanta di quella gente. Forza là non esiste perché non puoi combattere con una tigre, infatti ho avuto la fortuna che quasi non lo racconto mai perché questa è proprio
quelle fortune che non vieni due volte nella vita, quando ho visto che non c'è più tempo di fare niente, perché più lo comandavo più mi voleva aggredire, per qualche secondo non ho detto più niente, gli ho dato capire a lui che hanno vinto, che lui è capo branco. Però non è che dici ok, sei tu capo, arrivederci, dai la mano e va via. E là si doveva succedere qualcosa. È riuscito mio padre a fare la box con la tigre, a non essere mangiato, posso dire proprio mangiato, lui, io e la ballerina. In tradimento io ho dato due pugni in faccia alla tigre. Allora lui, scioccato di questo, due colpi, due pugni in faccia, ha fatto 3-4 passi indietro, come dicevo, un po' disorientato. Però allo stesso tempo si è reso conto che l'ho fregato, è stato un... ha partito. Però allo stesso tempo io ho riuscito a mettermi in piedi. E siamo poi... lui mi ha saltato addosso e siamo incontrati faccia in faccia. E c'ho le prove solo con queste foto che io facevo. E mentre mio padre faceva box con la tigre, io dicevo, beh, belle papà queste foto, favoloso, sei fantastico. Ma neanche attori, neanche la gente che era intorno a me, nessuno non si è reso conto. A me mi tremava le mani, allora io ho cominciato a mettere le mani di dietro così e sorridere un po', perché dico, se questi si accorge che a me mi stava mangiando, figurati se l'attore si avvicinava della tigre. Infatti loro mi hanno detto, dice, è vero, ma sei un po' cattivo con loro, eh? Hai cominciato a dargli dei cazzotti davvero, eh? Capito? Non si è reso conto che la situazione era contrario. Solo adesso mi rendo conto che mio padre stava rischiando la vita. E ora ci penso e mi vengono i brividi, mi vengono veramente i brividi. Ma c'è un padre che è forte, che è tosto. Circo è un spettacolo reale, un spettacolo vero. Fai tanto fatica a diventare un grande artista. Da un tendone come questo sono venuti fuori tanti, tanti attori che erano famosi, che sono famosi ancora. Diciamo, il circo è un po' ABC del mondo dello spettacolo. Kirk Douglas, i suoi genitori, erano dei artisti di strada del circo, emigrati in America, hanno fatto questo spettacolo, poi diventati famosi in cinema. Infatti anche io sono stato fortunato, perché dal circo io ho iniziato a fare dei film, ho fatto dei comparse, attore, poi con età avanzata cominci a lavorare con dei animali e io per 40 anni ho fatto, si può dire, storia del cinema italiano, riferimento agli animali, cominciando da Sandokan, da Bingo Bongo Quadriano Celentano, tanti film come Monicelli, Fellini. Ecco, un'altra cosa che mi ha fatto piacere, eravamo a Roma, quando abbiamo finito lo spettacolo, il maestro Fellini è entrato in pista e mi ha dato la mano. Complimenti, dice, ho visto un numero bello, elegante, molto preciso, perché noi eravamo molto precisi. Infatti, cosa è successo? Dopo tanti anni mi chiama di fare un film, Ginger e Fred, e mi ha preso a me con la scimmia, e dovevo essere vestito un clown. Ero in camerino con questa signora costumista che provava diversi costumi, bene così, non bene, va bene così, non va bene. Dico, ma guarda, secondo me per andare bene in questo personaggio mi puoi dare quel cappello, queste scarpe, va bene. Allora lei si è arrabbiato e dice, stai zitto perché io lo so cosa devo fare, che mi impari tu cosa devo fare? Credendo che io sono una comparsa per caso, no? Però la bellezza qual è? Che è entrato Fellini e lui ha sentito la mia idea senza sapere chi sono io o io vedere lui. Dice, no. Momento, quella che ha detto questo ragazzo va bene. Proprio così. Allora io mi giro, o dico, buongiorno signor Fellini.
E guarda, dice, ma io a te ti conosco. Dico, sì, senz'altro, forse ha sentito. Dice, no, io ti conosco molto bene a te. Dice, io al circo ti ho visto. E allora io ho spiegato un po' tutto, no? Sì, è venuto da me, ecco dove ti ho visto. Dice, guarda, fai come dice, questo è un grande artista. Questo mi ha fatto una grande soddisfazione perché Fellini, parliamo di Fellini, ricordarsi che lui una volta andato in questo circo, ha visto tanti spettacoli, però gli è piaciuto il mio numero, per me è stato un'altra volta una grande cosa. E da quel momento mi ha chiamato poi a fare altri film. Perché lui era proprio umile, però riusciva a vedere i personaggi. Perché Fellini non aveva tanti attori, si basava sui personaggi della vita. E questo mi ha fatto un grande piacere. Questo circo che lo vedete qui l'ho chiamato Circo Felliniano perché mi ha raccontato che quando era piccolo lui ha visto un circo, questo sistema così. Allora io un suo ricordo ho fatto questo piccolo circo un po' all'antica e ho messo il nome Felliniano, Circo Felliniano, perché lui amava molto il circo, però non ha mai riuscito a vederlo. Aspetta che devo drizzare la manica. Dai, fila qua. Ok, questo è. Girati un po'. Mi raccomando, signorina Greta. Mi raccomando, i tuoi saluti belli. Ok, mamma. Mamma, sì. Attenzione. Battaglione. Le codine qui. Aspetta che facciamo le codine. Plastico. Lo sai che la mamma quando era piccola mamma. Faceva pipì calze lunghe? Sì, me l'hai detto. Te l'ho detto? Che mio papà mi aveva comprato il cavallo Palomino e mi aveva fatto il fil di ferro che mi mettevo il fil di ferro in testa per fare pipì calze lunghe. Me lo fai anche a me? Tu invece fai, adesso sei più moderna. Vabbè. Tu fai la ballerina sul cavallo. Mi raccomando. Ok. Sei Pippi? Calze lunghe! E quindi sei? Forte! E ce l'ha? Fai! I bei saluti? Devi far! Brava! Poi, mi raccomando, eh! Ciao mamma! Mi raccomando, ragazzi, mi raccomando, tutti sorridete, promossi, riscaldati, mettiti le scarpini. Greta, ricordati una cosa,
che adesso è la prima volta quando noi facciamo tutto spettacolo completo. Sorridi in continuazione e non ti emozionare, ok? Ecco, non posso. Non posso evitarlo. Sei bellissima così. Mettiti le scarpine. Cari bambini, signore e signori, iniziamo il nostro spettacolo dimostrativo. Vi presento il cane matematico, Chris. Chris è nella prima, ha iniziato da poco fare un po' di esercizi di matematica, fa 4 operazioni. Voi gli date degli esercizi e lui prenderà la risposta. Vediamo, da tu che sei più grande. Ok, Chris, 5 meno 4, vai piano, mi raccomando. Ok, vai. Bravissimo! Un altro esercizio. 2 più 2, dai. 2 più 2, risultato, vediamo, dai. Bravissimo! Merita un applauso, grazie mille. Bravo Chris. Signori, adesso vi dimostrerò come si addestrano i cavalli in circo. Vi presenterò i più piccoli cavalli del mondo. Anche loro sono un po' emozionati perché oggi è una giornata speciale, che entrano i giganti. Eccoli. Avete visto un po' come si addestra l'animale in circo? Adesso vi faremo vedere come si allenano anche i bambini in circo. Vi presenterò adesso mia figlia, che è la più piccola cavallerizza in Italia, che entra la mia principessa Greta. Thank you.
Guarda che sei stato bravissima. Senti Greta, io ho detto a tuoi amici, ai tuoi coetanei, che tu fai le cose più difficili. Come si chiamano i tuoi cavalli? Primo, secondo, Pelerosso, Fiocchettina, la principessa e Ciro. E c'hai tanti cavalli. Allora, molto. il tuo cavallo preferito che tu lavori, come si chiama? Ciro. Allora, facciamo entrare Ciro. Non Giro. Ok, d'accordo. Allora, che entra Giro, cavallo di Greta. Fusta e cu bella. Toată lume le învârtește ea. După ea ne pică mucul și pupă mereu papucul. Fusta e cu bella. Ce fusta e cu bella. Toată lume le învârtește ea. Le învârtește, le zucește tot, ca ea le nimerește, fustai cu belea. Tradotto un po', cioè gona e gona ti crea problemi. Gona si gira di qua, si gira di là, sempre fa come vuole lei. Che noi crediamo che siamo noi che comandiamo, diciamo così, però è sempre la gona che gira di qua, gira di là, fa sempre come vuole lei e noi sempre le diamo ragione. È fantastico. Io credo che sono molto fortunato che riesco a avere questa canzone, questa voce di mio papà, di mia mamma, che un domani lo può sentire anche mia figlia e forse i figli di mia figlia.
che per me è una cosa molto, molto, molto cara e sarà sicuramente per tante altre generazioni della mia famiglia. Grazie a voi. Ma non c'ho l'abbo di vedere se le piacere. Fusta, fusta, fusta e cubella. We think it's never time to let things go, and every step we take, we never learn. And yet we never knew how old we were. One day we know we've changed, and that's how we grow. And that's how we grow. And that's how we grow. Take a deep breath and never go back. And get it all out and never come back. And never go back. Take your place.